In questa registrazione vi presenterò due diagrammi con la formula visiva che evidenzia come il formato di una scultura e il suo numero di inventario siano un'invenzione geniale ma non reale di un metodo millenario accettato da tutte le istituzioni internazionali. Per le misure delle opere d'arte il calcolo va sempre cercato nei millimetri. Ogni opera d'arte ha un formato informativo e non reale. Ripeto, non reale. Questo sistema è un modo di catalogare le opere d'arte riservato agli addetti dei ministeri alla cultura. Vediamo ora come hanno messo la data 8 a.C. nel formato di una scultura di Augusto. Augusto di Prima Porta è una statua romana datata per gli studiosi 8 a.C. circa. È in marmo ed è conservata nei Musei Vaticani a Roma. La sua altezza ufficiale è di 2,4 m ed il suo numero di inventario è il 2290. Augusto è nato nel 690 dalla fondazione di Roma. Quando ha 55 anni, ci troviamo nell'anno 745 del calendario romano e corrisponde all'anno 8 a.C. Dovremo sempre legare il numero 33 rappresentativo dell'età di Cristo in queste operazioni. Trasformo l'altezza della statua di 2,4 cm in 2040 mm. Abbiamo due volte all'interno di questo formato l'anno di esecuzione dell'opera, il numero 745, 7 volte l'età di Augusto, 55, e 5 volte l'età di Cristo, 33. Faccio questa operazione, 2 per 745, 7 per 55, 5 per 33. La somma di queste tre moltiplicazioni mi dà il numero 2040. Il numero di inventario è ottenuto in questo modo, 5 volte l'età di Cristo, 33, 2 volte l'anno di nascita di Augusto, 690, e 1 volta l'anno di esecuzione dell'opera, 745. Faccio questa operazione, 5 per 33, 2 per 690, 1 per 745. La somma di queste tre moltiplicazioni mi dà il numero 2290.